La tradizione vinicola di Vittoria è centenaria. Il famoso cerasuolo si produce nel territorio storico mesopotamico, tra il fiume Ippari e il Dirillo. È ottenuto da uve di Frappato e Nero d'Avola, vitigni autoctoni siciliani che danno luogo a vini di eccezionale finezza, dal colore caratteristico e dal profumo tipico e inconfondibile. Il cerasuolo va bevuto con una temperatura di 18 e 20 gradi, si abbina ai formaggi stagionati, ai piatti tipici regionali di carne rossa, di arrosti e di pesce, esaltandone i sapori e gli aromi. Ma oltre ai vigneti, le particolari caratteristiche podologiche dei terreni della zona, il sole, la luminosità e il clima tipico mediterraneo favoriscono la produzione di tutte le varietà di prodotti, consentendo la disponibilità in mercato per l'intero arco dell'anno di tutte le specie orticole e floricole. Vedi la lunga fila di serre che si stendono verso il mare e capisci che sei a Vittoria. Quei fogli di polietilene che il sole rende abbaglianti documentano quel tratto eminente nella psicologia del vittoriese. Agire, produrre, cambiare, produrre ancora, senza grandi rimpianti per ciò che risulta superato. Giuseppe Fava. Alla fine degli anni 50, alcuni uomini, tra cui Pietro Gentile, i fratelli Bennice e Giovanni Di Stefano, inventarono la sericoltura, una vera e propria rivoluzione che aprì una grande fase di sviluppo. Oggi quello di Vittoria è il primo mercato ortofrutticolo alla produzione in Italia, mentre quello dei fiori è il primo della Sicilia. Non si può parlare di economia di Vittoria senza parlare delle Maia, l'azienda municipalizzata che apre le porte della cittadella fieristica varie volte l'anno per le tradizionali campionarie di San Martino e de Maiestate e per altre fiere specialistiche quali il Salone della Casa, l'Expo Agroalimentare, le Maia Primavera, Modespo e Motor Shopping. La cucina vittoriese ha un suo spazio ben preciso, anche se non si distacca molto dalla tradizione culinaria del ragusano e del modicano. Alcuni piatti sono caratteristici e legati a periodi dell'anno a festività ben precise, dalle empanate d'agnello di Pasqua alla mostata del periodo della vendemmia, alla caponata, al pane di semola di grano duro e a tutti quei piatti che si rifanno alla tradizione contadina.